Torna, incontriamoci qui al Caffè Italia. Raccontaci un po' come sta andando la serata. Intanto, serata decisamente primaverile. Le temperature sono diventate decisamente piacevoli e quindi è piacevole anche stare fuori. Poi sotto i portici è diventata, come dire, ancora più bello venire a assaporare quest'aria di primavera. Questa sera abbiamo un quartetto che viene da Amantea, un gruppo che viene qui da noi per la seconda volta, i Never End Band, molto bravi, svariano veramente su tutte le tipologie di musica e offrono veramente una qualità eccezionale di professionalità. Vengono da lontano perché ci siamo incrociati con un paio di loro che erano venuti a suonare qui alla libreria Cerrelli e quindi abbiamo avuto il piacere di conoscerci, poi ci siamo scambiati un po' i numeri di telefono. È piacevole avere anche delle esperienze diverse e che comunque arricchiscono, perché essendo dei professionisti sicuramente già stasera, praticamente nella prima mezz'ora che è iniziata la serata, la gente apprezza molto, quindi credo di offrire anche stasera, insomma, un buon livello di passatempo, di relax e di cultura, se mi permettete anche. Tappa fissa ormai il venerdì è il Caffè Italia e l'obiettivo, come hai detto tu, è quello di valorizzare il centro. Sì, io spero praticamente che questo mio appello venga anche colto dall'amministrazione, cioè noi abbiamo una stagione estiva importante, bella, cresciuta e migliorata nel tempo. È giusto che nel tempo si cominci a pensare che anche al centro della città, che ritengo, non perché ci sia dentro il Caffè Italia, ma perché ritengo che il centro città di Crotone debba essere valorizzato attraverso anche attività connesse a quello che noi operatori commerciali facciamo. Io ho diversi colleghi che stanno esprimendo in questi ultimi anni altrettante situazioni positive, musicali, sia alimentari, sia di drink e beverage, ma è importante praticamente, come dire, che in questa sinergia, anche se non c'è una continuità come quella del lungomare, che è unica, anche nel centro città si possa spendere qualcosa, non di economia ma di fantasia, per far sì che il centro città riviva e non far scappare la gente via e non richiuderla alle 8 di sera e farla diventare una città fantasma. Incontriamoci ancora.